È qui presente in studio Marco Filippini, portavoce del Comitato Aria Nuova di Firenze, di Possibile, il movimento di Civati, che voleva replicare alcune cose. Allora, innanzitutto buonasera. Allora, dicevo, la questione è un pochino più spinosa, nel senso che innanzitutto in India non è più possibile farlo, perché mi sembra dal 2015 o dal 2016, proprio in virtù dello sfruttamento, in India possono accedere alla gestazione per altri solo appunto cittadini indiani. Però più che altro, nel senso, non c'è assolutamente nessun tipo di collegamento con la Cirinna e con la stepchild adoption, perché la gestazione per altri, che poi è volgarmente detta utero in affitto, ma gestazione per altri perché le persone non si affittano, è illegale in Italia e resta illegale in Italia anche con l'approvazione della Cirinna, e sarebbe rimasta illegale anche con la stepchild adoption. Quindi è un falso problema ricollegarla alla Cirinna stessa, perché non incentiva in nessun modo l'avanzare del fenomeno. Cioè chiunque può, anche in molti paesi, anche dei single, possono andare all'estero e ricorrere alla pratica. E l'obiezione è che in India non si può più, ci sono tantissimi paesi, la Cambogia, sì, paesi dell'est. Non era un'obiezione, era una precisazione, visto che si è parlato di India. Effettivamente l'India è stato un paese in cui c'è stato molto sfruttamento, e ce ne sono altri in cui effettivamente c'è lo sfruttamento appunto della donna, ce ne sono altri in cui la donna invece non è retribuita. E comunque il problema non è questo, il problema è che la gestazione per altri, che ripeto, si chiama gestazione per altri perché le persone... No, si chiama utero in affitto ed è un'infamia. Non ho capito. È un'infamia, è. Sì, ma è, non c'entra niente. Utero in affitto ed è una infamia. È illegale, resta illegale, sarebbe rimasta illegale anche dopo l'approvazione delle stepchild adoption. E questo è il punto fondante. Quindi non è assolutamente vero, è una menzogna. È una menzogna, perché con la stepchild adoption questi due signori, spendendo dai 150.000 ai 200.000 euro, tanto è gratuita, no? 200.000 euro, vanno a comprarsi il bambino o la bambina, e poi quando tornano in Italia, se ci fosse stata la stepchild, se lo adottavano per farlo diventare figlio loro. Ma sono queste le aberrazioni contro cui noi combattiamo, non i diritti. Ma per l'amor di Dio, ognuno... Perché in altri paesi è legale. Ma voi mi rendete conto che state difendendo una mercificazione immonda? Allora, il Parlamento europeo ha detto che è una cosa schifosa, che va fatto il reato universale per combatterla. Il Parlamento italiano si è scagliato, e voi invece dite che è una cosa normale andare all'estero, tirare fuori 200.000 euro, comprarsi, naturalmente, da persone disponibili a venderlo, per bisogno, perché è chiaro che quale è la donna che fa una stimolazione ovarica che mette a rischio la sua salute, o chi è che si fa trattare come un forno, per 9 mesi cresce dentro di sé un bambino che è figlio suo, con il quale ha un rapporto speciale e unico, e nel momento della nascita arrivano 2 uomini e glielo portano via, perché gli hanno pagato. Allora, naturalmente con dei contratti capesti incredibili, perché si deve selezionare se è uomo, se è donna, il quoziente di intelligenza, la razza. E se c'è qualcosa che va male, il bambino viene abortito. Comunque, la questione, allora, prima di tutto, una donna nei paesi in cui non c'è lo sfruttamento si presta gratuitamente alla pratica. E il problema, senatore Giovanardi, è che lei ha un modo di vedere la morale che è sicuramente diverso dalle altre persone. Quindi, se una questa pratica. Io, ma no, guardi, scusi, io sono in Italia, un reato in Italia. Che la pratica c'è. Ovvero possiamo chiederti se. Ma anche chiederci se la pratica sia giusta o sbagliata. Anche l'omicidio c'è. Il problema. Sì, scusi? Anche il furto, la rapina e l'omicidio ci sono, Ho capito, ma questo non e allora scusi, diciamo bene l'omicidio, bene la rapina, bene il furto. L'utero in affitto è una indegnità. La domanda era sulla legge Cirinna. La legge Cirinna non c'entra assolutamente niente con questo. Questo è un problema morale che non ha neanche a che vedere col nostro paese, perché ripeto, nel nostro paese è illegale. Ed è un problema che, cioè, riguarda la moralità delle persone. In altri paesi è consentito, lei non può impedire alle persone di prendere e di farlo. Si può chiedere se sia giusto o sbagliato, ma non posso impedire di comprare i bambini. Ma cosa sta dicendo? Ma come glielo impedisce lei di andare faccio un esempio, rendendolo un reato universale, come ha detto il Parlamento europeo. In Australia chi ricorre alla gestazione per altri con lo sfruttamento della donna, quindi dove la donna viene pagata, commette reato, per esempio, ok? Per esempio, ma noi non stiamo parlando di questo, senatore Giovanardi, noi stiamo parlando del collegamento tra questa questione e la legge Cirinna.
che lei, ripeto, ha detto che la legge Cirinnà incentiva questa cosa, non è vero niente, perché certo, due persone possono comunque andare all'estero e ricorrere a questa pratica. Casomai dobbiamo chiederci, ma sviscerando completamente la questione della legge Cirinnà, che non c'entra niente. Ma se come non c'entra niente? Ma mi scusi, impedire questa ma come non c'entra niente? Che tra l'altro è curioso che è venuta fuori solo ora, quando esiste dal 1985, e io non ho sentito personalmente, io sono giovane, ma penso che anche una persona come l'avvocatessa qui accanto a me possa confermare, non ho sentito il tema prima del dibattito sulla legge Cirinnà, visto che siete tanto vicini ai diritti delle donne. Allora il tema è stato sollevato adesso con la legge Cirinnà e quindi con i diritti delle coppie same sex, quando in realtà è un tema che è in gioco tra virgolette dal 1985 e lo sfruttamento precedentemente anzi era ancora maggiore. Tra l'altro lei deve sapere che nei paesi dove c'è lo sfruttamento della donna, quasi tutti, gli omosessuali non possono ricorrere a questa pratica, quindi c'è anche un controsenso, cioè un controsenso interno. Quindi allora, c'è da analizzare bene la questione, perché è una questione morale, è una questione spinosa e non ci si può fare mera propaganda politica solo per raccogliere voti. Che propaganda? Ma allora, intanto questa questione di comparsi bambini, altro che 85, c'è stato un fenomeno al sud Italia, anche negli anni precedenti, di compravendita dei bambini che fortunatamente è stato stroncato, perché c'era chi andava a comprarsi i bambini dalle famiglie povere. Poi certamente ultimamente è esploso un problema, Elton John e altri, quando è apparso questa pretesa di andarsi a comprare i bambini. Il senatore Sergio Rigiudice, mio collega in Commissione Giustizia, visto che non c'entrano queste cose, appena portato a casa, dagli istituiti la seconda bambina che ha affiancato il bambino, il secondo che si è comprato. E basta leggere tutti i siti LGBT per trovare scritto che la legge Cirinnà è il primo passo per arrivare all'obiettivo dell'adozione dei bambini e della possibilità di questa genitorialità, cioè dei due uomini che si fanno il bambino. Allora in natura non esiste che due uomini possano mettere al mondo un bambino se non se lo comprano, e questo è l'obiettivo che le associazioni pubblicamente e apertamente sostengono in tutti i campi, in tutte le direzioni. Ci sono tutte le dichiarazioni della Cirinnà che rete solo il primo passo per arrivare a questo tipo di realtà, a questa rivoluzione antropologica ripugnante, chiaro? Ripugnante. Poi se lei ha la faccia tosta di sostenere che è una cosa legittima o una cosa non criticabile spendere 150-200 mila euro attraverso una selezione eugenetica per procurarsi un bambino che non saprà mai chi è sua madre o comunque non avrà un padre o una madre, io le ripeto che c'è un abisso fra di noi. Sì, la questione che io cercavo di sottolineare, tra l'altro se vuole un giudizio morale, io non credo che ripercorrerei a questa pratica, piuttosto, visto che ci sono altri modi di adottare, adotterei da un orfanotrofio probabilmente, e bisognerebbe andare in orfanotrofio a sentire i bambini che sono nell'orfanotrofio, se preferiscono stare nell'orfanotrofio preferiscono avere due genitori dello stesso sesso. Scusi, lei lo sa che in Italia per ogni bambino adottabile ci sono 10 coppie regolarmente sposate in fila che non riescono ad avere il bambino per mancanza di bambini adottabili? Perché, e così nell'adozione internazionale. C'è un problema, perché è molto difficile adottare. No, cioè, perché non sono adottabili. Perché ci sono questioni, c'è un padre, c'è una madre, c'è una situazione giudiziaria, ma i bimbi adottabili, per ogni bambino adottabile, c'è una fila infinita di coppie regolarmente sposate, con tutte le condizioni, che non ci riescono proprio per queste difficoltà. E invece lei dice andiamo, arriva la coppia, arriva il singolo e se lo vado ad adottare. Scusi, prima finiamo la fila di quelli che garantiscono al bambino già sfortunato che è rimasto orfano di avere un padre e una madre, ecco, perché sennò mettiamo in giro questa altra balla cosmica. È meglio adottare da una coppia gay che da un orfanotrofio, balla cosmica in Italia, in tutto il mondo non esiste, a parte che nella Russia, nella Cina darebbero mai un bambino in adozione a una coppia che non sia la Cina, per esempio. Io sono stato presidente della Commissione Adozioni Internazionali, se vogliamo un bambino cinese la coppia deve essere regolarmente sposata, deve avere un reddito medio-alto e nessuno dei due deve essere obeso, perché secondo la i cinesi Cina non è proprio il paese non è, ma sto spiegando che se vogliamo adottare i bambini cinesi
Queste sono le condizioni. Se vogliamo adottare i bambini russi... L'esempio della Cina è un esempio un pochino poco calzante, perché è un paese insomma, dove non vige proprio la democrazia. Quindi, e che vuol dire? Ma io sto parlando dei bambini che devono essere trovare una famiglia. Questo, il discorso era quanto quelli che vengono dai paesi africani, come questa centrasse con una questione ben diversa che è quella della Cina, e che è quella della stepchild adoption, che parla di bambini che sono già nati e che già ci sono e che hanno il diritto di venire riconosciuto un genitore che per la legge non è nessuno e che invece magari lo porta a scuola, lo sostenta, eccetera, eccetera. Ma non è nessuno, non è per la legge, e non è nessuno perché non è nessuno, no, non è né il padre né la madre. Se io cresco un figlio per 10 anni e lo sostengo ogni giorno, preso, è mio figlio. E questo ma dove è il problema. No, non è suo figlio, infatti dove l'ha preso quel figlio? Tutte le cause giudiziarie su queste cose tendono sempre ad assegnare il figlio in questa fase. Ma scusi, no, se sono orfani. Sicuramente l'avvocatessa che vedo che fa un cenno d'intesa, perché infatti è così. Quindi questo è un problema ben al di là della questione morale. Ed è squallido che in politica, la politica che deve servire i cittadini, pensi invece a pura questione morale per propaganda. Che poi può anche essere corretto fare questioni morali, ma le questioni morali sono personali, la politica è un'altra cosa, la politica deve servire i cittadini, deve relazionarsi alla realtà che ci circonda. Comunque, su questo no, ma lei sta scherzando forse, cioè no, non è che noi ci prenda per dei dementi o gente da prendere in giro. Meccanismo: io vado a comprarmi il bambino, porto il bambino in Italia, dopodiché pretendo di adottarlo, facendo adottare a una seconda persona che non è né il padre né la madre. E quindi aggiro la legge, mi compro un bambino con questa pratica immonda e poi pretendo sì, ma io anche. Parlando che... del mare, lei sta parlando della montagna. E sono, perché cioè, scusi, questo io, bambino da dove io viene? Le parlo di un argomento e lei risponde con un altro. Non è questo. No, cioè, questo è l'obiettivo. Ma no, non è l'obiettivo, è un'altra cosa. La stepchild adoption, così come anche altri tipi di adozione, che tra l'altro in Italia ci sono, come anche spiegavamo prima, ci sono anche altri tipi di adozione, anche per un single, per esempio. Cioè, sono cose. Cioè, vanno viste per bene, non se ne può parlare così in modo, scusi, in modo generale, non parlare, ma che, guarda che io adesso sono esperto della materia, la legge l'ho fatta io. Scusi, la legge l'ho fatta io. È chiaro che se un bambino diventa orfano di padre e di madre può avere anche un'adozione speciale con la nonna, con uno zio, con un parente per rimanere in famiglia, ma un bambino orfano, non di chi vendola che è andato a comprarsi il bambino e chiederà di adottarlo. È chiaro però, il padre, per esempio, ce l'ha quel bambino, rimane orfano con due genitori di cui uno non biologico che lo ha cresciuto e lo ha sostentato per 10 anni, è giusto che questo genitore non biologico sia invece riconosciuto come genitore del bambino e possa magari andarlo a sostenere all'ospedale o firmargli le giustificazioni, perché questo senza stepchild adoption non è discorso, ma questo è tutto un altro discorso, non è la stepchild adoption. Invece il discorso questo che facevamo, perché questa è la stepchild. No, la stepchild, no, assolutamente, scusi, assolutamente no. La stepchild è quando il padre biologico è vivo, c'è il compagno e i due, visto che certo, il bambino non è orfano, dicendo, lo vogliono adottare. E io le sto dicendo, se il padre biologico muore, senza stepchild, l'altro non è nessuno. Non è vero, se il padre muore, ovviamente siamo nella situazione di uno, scusi, intanto, ma non è detto perché non c'è la legge. Intanto, scusi, intanto no, la legge c'è. Scusi, intanto questo bambino c'è una madre, perché se muore il padre c'è la madre. E poiché in tutte le sentenze, anche recentemente, sul diritto dei bambini quindi di sapere chi è la madre. Per esempio una madre, faccio un esempio che potrebbe, un esempio molto, molto banale, una madre che magari scappa, diciamo, e non accetta il figlio, con invece due padri, di cui uno ovviamente due biologico padri, e l'altro non biologico, dopo 20 anni il padre biologico muore, quindi è giusto che il ragazzo venga affidato alla madre che è scappata per 20 anni? È un esempio. Ma cosa state dicendo? Ma quali due padri? Quelli non sono affatto due padri. Ma cosa state dicendo? Ma voi forzate la natura, forzate i dati della realtà, altro che ideologia. Ma siamo al vaneggiamento puro. Ma quali due padri? Ma io stiamo scherzando? Io le ho fatto una domanda ben precisa. Le ho fatto una domanda, saranno i giudici. Per esempio, una madre che scappa per 20 anni. Poi si venga visto affidare il figlio perché il padre biologico muore con un altro padre che l'ha campato per 20 anni? Scusi, le pare giusto? Intanto, le pare corretto? No, intanto lei sta facendo dei casi specifici che saranno i tribunali dei minorenni, diciamo 15, a valutare in questa situazione, diciamo 15. Se, scusi, saranno i tribunali dei minorenni a stabilire in questa situazione, nell'interesse superiore del bambino e sentito il bambino, che cosa nell'affidamento, qui siamo
in un rapporto fra persone viventi. Il bambino, il giudice, e il problema è questo: sentito anche il bambino. È necessaria una legislazione proprio per questo motivo, perché non ma quale legislazione sarà caso per caso? Ma scusi, perché lei stabilisce per legge che il bambino non viene dato alla madre, o la madre non lo può vedere perché c'è il compagno del padre che se lo vuole accaparrare? Ma cosa sta dicendo? Capita tot sentenze, ci sono delle posizioni completamente diverse, e questo è il bello della democrazia. Si pensa. No, ma io vi ringrazio voi. Però io rispetto tutte le opinioni. Ma io vi ringrazio. Lei la pensa in un modo, possibile Filippini la pensa in un altro, è questa la democrazia. Ma io ho solo detto che dal punto di vista giuridico, questo sono state dette cose che saltano a piedi pari i tribunali dei minorenni, 100 anni di esperienze minorili, il principio che in ogni caso chiaramente va tutelato l'interesse superiore del bambino. Mica, ma la madre è scappata, quindi. Ma che lei fa? Le parlava di spesa e fa il processo. Il bambino è giusto che se lo prenda chi lo ha campato per anni. Va bene. No, scusi, guardi che questa cosa anche recentemente, quando hanno trovato coppie che erano andate a prendersi il bambino all'estero in maniera illegittima, gliene ha portato via e è andato in adozione ad un'altra coppia. Non è che se uno va a rubare un bambino e per 5 anni lo cresce e poi il bambino se lo tiene perché l'ha usucapito, se originariamente se l'è portato via. Non esiste l'usucapazione del bambino, eh? Non esiste. Va bene, va bene, va bene.